Ciao a tutti, ben trovati e benvenuti in questo nuovo episodio del Let's Replay di Yo-Kai Watch 2 Psicospettri. Nello scorso episodio abbiamo attivato la slot Kai e abbiamo anche iniziato a completare le missioni chiave. Sono missioni che ci vengono assegnate di volta in volta dal gioco e le abbiamo completate tutte per il momento. Ora non ci resta che tornare a casa e prepararci per dormire o per la cena comunque. Sono a casa? Ci siamo divertiti un sacco oggi. Ma che fatica camminare così tanto. Beh, in realtà tu hai solo fluttuato. Sempre a discutere quei due. Ah, Felicio! Ah, perché sì, poi nostro padre è dovuto andare a lavorare il pomeriggio, certo. Quindi non è tornato fino ad adesso. Oh, ciao Link, bentornato a casa. Ciao papà, com'è andato al lavoro? Hai avuto una buona giornata? Vuoi delle brioche, Link? Abbiamo delle brioche dell'anima e delle brioche dello spirito. Eh? Ma quelli erano i due negozi per cui stavano litigando stamattina. Eh già. Mi dispiace per prima cara. Mi sono lasciato trasportare dalla foga. Spero di poter rimediare con alcune delle tue brioche dell'anima preferite. Grazie, tesoro. Sembra che tu mi abbia letto nel pensiero perché... per farmi perdonare ti ho preso queste brioche dello spirito. Abbiamo uno di quei rapporti profondi da vissero per sempre felici e contenti. Bastasse questo ci metterei la firma. Eh già, sono proprio contento di averti sposata, mi rendi così felice. E io sono così felice di averti incontrato. No, io sono il più felice, ne sono sicuro. No, io sono più felice, lo so. Beh, almeno non litigano più, giusto? Quanto pare. E G-Banion intanto va lì a sgraffignare qualcosina. Oh, quando andiamo a dormire questo jingle, quante volte mi ha accompagnato. In realtà, troppe, fin troppe. E quindi che succede ora? Oh, attenzione. Ho una fame da lupi, finalmente, è ora della pausa. Gnam, non vedo l'ora di pranzare. Oh, l'uccellaccio del malaugurio. Gnam, e te. Ehi, il mio panino al burro di arachidi e cetriolini, quel corvaccio l'ha rubato. Da ladri di bicicletta a ladri di panini. Però col cetriolo, vabbè, strano. Ci sono giunte molte testimonianze di problemi causati dai corvi di recente. La maggior parte degli lamentele ha a che fare con dei furti di cibo. Alcuni dicono che abbiano addirittura rubato gioielli e accessori brillanti. Vabbè, le gazzeladre sì, rubano robe brillanti. Io per primo ho intenzione di usare un ombrello mentre pranzo all'aperto, per sembrare strano. O quando indosso gioielli brillanti. Seguiteci per il resto della storia! Caspita, i corvi sono piuttosto spaventosi. Già, ma... esco, vado a giocare con i miei amici. Ho promesso a Pierre che oggi l'avrei incontrato al parco del laghetto Zucca. Ok, tesoro, divertiti, stai attento alle macchine e ai corvi. Che risate, madre! Allora, laviamoci sempre i denti. È d'obbligo. In teoria, facendo questa azione dovrebbe sbloccarsi dopo un certo numero di volte... uno yokai speciale, però è di rango S e non sono ancora pronto per affrontarlo. O perlomeno io credo che sia di rango S, perché la prima volta l'ho affrontato che era al rango S, come ad esempio lo era anche Homblu. Ma Homblu puoi anche affrontarlo al rango E, se lo incontri quando hai ancora il rango Watch a livello E. Quindi potrebbe anche essere che dipenda dal rango del tuo Yo-Kai Watch. Non ne sono sicuro per lo Yo-Kai che deve apparire quando ti lavi i denti, ma per Homblu sì. Tra l'altro ricordiamoci sempre attraversare con il verde. Ma non tanto perché potrebbe apparire un altro Yo-Kai, ovvero Homblu, se passiamo col rosso, ma perché potrei anche aggirare le strisce pedonali, eh. Però voglio prendere qualche oggetto ricompensa che ci danno se attraversiamo col verde, è ovvio. Guarda un po', Pierre, che si racconta, amico mio? Sei in ritardo! Di 2 minuti e 32 secondi per la precisione. Guarda, il mio Yo-Kai Watch non segna neanche l'ora, quindi per favore non iniziamo con queste cose del ritardo. Ma come fai a saperlo con quella precisione? È perché ho questi!
2 megawatt? Come hai fatto? Mio papà conosce qualcuno nell'azienda dei megawatt. Ma tutti sti bambini che hanno genitori con questi agganci. Questo è un colore a edizione limitata, è rarissimo! Oh, brilla. Wow, ma luccica! Quella lucina mostra che il GPS funziona a dovere. Manda un segnale satellite in orbita attorno alla Terra. Certo, tecnologia sprecata. È possibile definire con precisione la posizione degli altri con il megawatch. Ma è fantastico! Ehi, possiamo indossarne uno ciascuno e giocare a nascondino tecnologico. Sembra divertente. Volevo provare il megawatch da un po'. Bene, allora, allunga il braccio. Certo che per farti rubare un orologio da un corvo proprio devi tenerlo proprio con la manina così, senza tenerlo un pochino stretto saldamente. Poi lo vedi che si avvicina a un corvo. Le notizie non fanno altro che parlare di corvi. Capisco che i bambini non guardino il telegiornale e che magari dovrei semplicemente andare avanti e mi sto facendo troppe seghe mentali, però un minimo. No, il megawatch! Quel corvo se l'è portato via! Beh, dobbiamo trovarlo. Dobbiamo recuperare il mio megawatch. Ma come? Potrebbe essere ovunque ormai. Se Andralink non perdeva tempo. Il GPS! Usiamo questo megawatch per rintracciare quello scomparso. Bella idea, Pierre. Sembra che il corvo sia nell'angolo nord-ovest di Col di Brezza. Andiamo! Va bene. Let's go! Cerca il corvo. Oh, attenzione, un oggetto che luccica. Vigorium! Oh, Vigorium è buono. Ci fa correre senza perdere fiato per un po'. Ma al lato nord a Col di Brezza. Ah, qui, sul ponte. Ma non era meglio dire vicino al ponte? Ehi, subito lo corvo. Ridammi il mio megawatch. Oh no, il mio megawatch è caduto nel fiume. Pierre, la corrente se lo sta portando via. Mi sono ricordato che è impermeabile e dovrebbe ancora mandare il segnale. Ma perché sta galleggiando via? Non pensavo fosse un orologio galleggiante. Presto, Link, usa lo Yokai Watch. Percepiscono Yokai vicino al Megawatch. Ci penso io. Kami-Kappa, sveglia! Ehi, mi senti? Figuriamoci. Sembra che Kami-Kappa stia dormendo profondamente. Ah, beh, dobbiamo fare qualcosa. Seguiamolo, sono sicuro che andrà alla deriva a valle. Andiamo verso sud. Oh, ma... Lo voglio, magari potrei prenderlo in prestito per un po'. Presta a me! Oh no, che succede? Chi era quello yokai? Segui Kami-Kappa. E poi la cosa bella è che effettivamente il watch si sta muovendo. Sì, ma dove devo prenderlo? Scusatemi. Dove si scende qui? Ecco. Beh, dove dovrebbe arrivare? Qui effettivamente, sì. Ah, bene. Ciao. Cavoli, non posso credere che il mio megawatch sia arrivato fin qui. Kami-Kappa non è dei problemi che ci ha causato mentre dormiva. È meglio che afferriamo in fretta l'orologio, oppure... Presta a me! Wow! Ma... L'orologio fluttua! Il megawatch vola! Ragazzi, devo davvero leggermi le istruzioni! Qui c'è decisamente lo zampino di uno yokai, vero? Sì, presto, Link, usa lo yokai watch per indagare. Vediamo un po' chi è questo yokai. Molto lentamente, con cadenza proprio fretta. Hai trovato uno yokai, sì. Questo era chiaro. Presta a me, sì, è un orologio stupendo. Whisper, chi è questo yokai? Questo è presto a me. Prende in prestito di tutto, senza poi restituire niente. Quando presto a me incanta qualcuno potresti sentire... Cosa gliel'hai prestato? Non lo rivedrai mai più? Sì, ne so qualcosa. Prenderò in prestito questo megawatch per un po'. Ci ho fatto un'abitudine. Presto, Link, dobbiamo catturare presto a me. Se gli lasciamo prendere in prestito l'orologio non lo riavremo mai. Prendiamolo. Forza allora, perdiamo tempo a guardarci ancora un po'.
Che succede? Sono sveglio? Va bene, Kamikappa. Che cosa da dirci? Faccio un pisolino, ok. Allora, questo qui sta fermo tanto. Potremmo anche prenderlo di sorpresa, invece no, dobbiamo correre. T'ho preso. Non avvicinarti oltre. Ma scusami. Vabbè, avanti, seguiamolo. No, sempre quello verde, ragazzi. Oramai c'ho la fissa. Mi dispiace, ma c'ho la fissa oramai. Va bene, intanto lui si è fermato. Io... cioè, ha fatto un giro assurdo per arrivare fino a qui, ma ci rendiamo conto? Per farci attraversare sulle strisce pedonali. Oh, questi tizi sono veloci. Ti abbiamo anche superato, veramente. Ti abbiamo catturato, furfante. Dacci il megawatch. Ho un'idea. Presta a me. No, presta a lui. Ah, incanta il gatto. Ma... ehi, gatto! Ah, è scappato. Incantare un gatto? Presta a me è molto sveglio. O molto disperato. Penso alle palle di pelo. Ehi, Link, che succede? Ora un gatto è il megawatch, dobbiamo inseguirlo. Cosa? Sì. Secondo il GPS il gatto si sta dirigendo verso il parco. Andiamo al parco allora. Vediamo un po', troviamo colpi nascosti. Wow. Buonissimo allora. Tortino di riso. Dammi un compotto di tortini, va. Non c'ho manco i soldi, scusami, mi scusasse. Va bene, sì, tortino è buono. Allora, gattaccio, aia. È scappato. Non è che ci ha ferito, però aia. Così, per dire. Ecco sto tortino, tu. Se potessi lo comprerei, credimi, zio, ma non c'è soldi. Ma questo pure ci mancava. Avanti, tu, cos'hai? Dove cavolo corre? Ma guarda questo, che cosa... vabbè, sì, le chicane. Avanti, dove ci porta questo? Cosa troverai? Tra il gatto e questo qui stiamo messi bene. Ma uno io che da forziere, ma dai. Chi è? Vabbè, proprio... ah, Frisco, però non mi dispiace. Ah, però, amico. Vabbè, facciamo amicizia, dai. Comunque sia, no, lui una volta l'ho usato anche quando era blando fino alla fine dell'avventura. Quindi no, quindi lo cambierò appena posso. Ah, sì sì, è salito qui sopra. Sembra che tu possa arrampicarti qui, Link. Ma perché ora sta riposando? Vabbè, cioè potrei anche prenderlo semplicemente dal muretto, fuori, però non c'è gusto, vero? Ok, ci siamo. Che è, ho fatto la fatica? Ah, siamo arrivati troppo lontano per lasciarlo scappare. Inseguiamolo! Sì, però voi fluttuate, io no. Non è molto carino. Oh no, c'era questo qui sopra. Accidenti. Ma questo come c'è finito qui? Sembra che sia andato... ah, nel vicolo buio. Ok. Quindi dobbiamo addentrarci in questo vicolo. Eccoci, ehi. Ci aspettava. Ah, che pieno di yokai nemici che vogliono solo attaccarci. Oppa, attenzione, qui cosa c'è? Dolcetto molle. Ok, scappa. Ah, mi ha preso, accidenti. E allora combattiamo. A Pester so che piace la carne, però non fegato alla piastra, vero? Infatti è normale. Aiuto! Oh, ma cosa? Ma io per non incontrare Yokai vado a sbattere contro uno? Pate Zoma! Potremmo anche entrare nelle fogne, ma il gatto sta qui. Si sarà stancato a correre. Finalmente l'abbiamo messo all'angolo. Penso di poterla gestire da solo da qui. Bel lavoro, Link. Ne sei sicuro? Io non ci crederei. Non riuscirei a scappare, gatto ladro. Dov'è il mio Mega Watch? Wow, è arrabbiato, mi sta soffiando contro. Ah, voi proprio non mollate, eh? Non è più via di scampo ora, presto a me.
Già, ora comportati da bravo yokai e ridacci il Mega Watch. Non senza combattere. Ma perché ce l'avete tutti quanti col combattere qui? Che succede? Siete un po' nervosetti? Ah, lui incanta. Beh, allora è il momento di dare punti extra. Va bene. Perfetto, direi di... Sì, questa squadra così va bene. No, un bel po' di punti, Chissà cosa gli piace a lui. Ma non posso catturarlo? Per catturarlo, farcelo amico. Qui non si catturano. Wow, quanti punti prende. Però si ricarica di poco. Ma debolino. Neanche l'incanto è andato a buon fine. Vergognati. È finita presto a me. È giunta l'ora di restituire il Mega Watch. Snaggete. Ehi, basta tirare, mi fai male. Lo volevo solo per un po'. Certo, sei scappato via perché volevi solo prenderlo in prestito. Non puoi prendere qualcosa e poi non ridarlo. Non è per niente carino. Ah, che taccagni. Comunque mi ero stufato di quell'orologio. Me ne vado. Guarda che gentaccia. Beh, immagino che il caso sia chiuso. Qui c'è G-Banyan. Ehi, Whisper, dammi l'orologio per un po', voglio giocarci. Non penso proprio, poi se lo graffi con quei tuoi artigli... No, starò attento. G-Banyan, smettila! Eccola là. Ehi! Bene, che bel rumorino che ha fatto. No! Ehi, che state combinando? Quello col gatto ce l'ha. Non ce la fa il gatto a non farti soffiare contro, Non avvicinarti, ti lascio in pace, lo prometto. Scusa Link, devo scappare. Tu te la cavi da solo da ora, no? Mi chiedo chi si è più paventato, se il gatto o se Pierre. È la nostra occasione. Scendiamo nella fognatura e recuperiamo l'orologio. Sì. Ah, da adesso possiamo anche equipaggiare i nostri yokai? Allora aspetta. Che equipaggiamento ho? Forza più 10, difesa meno 5. Velocità più 8, forza meno 5. No, proprio no, Va bene, scendiamo nelle fogne e cerchiamo di recuperare lo yokai. Il Mega Watch, scusate. Caspiterina, c'è tutto un altro mondo qua giù. Sembra che questo sistema sotterraneo si colleghi a un sacco di altri posti. Ma perché sto sudando così tanto? Stai sudando, Link? Ma è bello fresco qua giù. Non è che questo canale sotterraneo ti fa paura, vero? Ma figurati, Whisper. E poi pure tu stai sudando, sai? Cosa? Non riesco a sentirti? C'è troppo sudore nelle mie orecchie inesistenti. Beh, comunque, chissà che fine ha fatto il Mega Watch. Probabilmente è rotolato da qualche parte. Meglio se diamo un'occhiata in giro? Sì, ma questi bambini qui... Questo è il territorio della banda del Sesamo, non ti permette... Ma vai, quel paese bimbetta. Dunque, andiamo per... Aspetta, ma di qua c'è qualcosa tipo... No, c'è un bambino. Scusami! Mi ha preso! Lo dovrò riferire alla banda del Sesamo, sì. Va bene, quindi possiamo aprire la porta. Ah! Ok. Quindi prendendo i bambini noi possiamo aprire le porte. Buono sapersi. Attenzione, che succede? Oh, continuo a sudare. Che caspita sta succedendo qua giù? È strano, vero? È così fresco qua giù. Eppure anch'io continuo a sudare. Fammi indovinare. C'è lo zampino di uno yokai? Forse. Indaghiamo. In effetti d'estate se si può andare... Mamma mia. Se si può andare a giocare nelle fogne è un toccasana, a parte la puzza. Ma in Giappone le fogne profumano, no? Yokai. E tu chi sei? Scusate, colpa mia. Sono io il motivo per cui state sudando così tanto. Ah, non ho mai visto così tanto sudore. È come se fossimo ai tropici. Whisper, chi è questo yokai? Questo yokai è... Ah, le mie mani sono tutte sudate. Lo yokai pad continua a scivolare via. Datti una regolata, Whisper. Va bene. Questo yokai è Sudon Sudon. Se Sudon Sudon ti incanta, comincerai a sudare in maniera incontrollata. Ah, quindi a me incanta sempre questo yokai, buono a sapersi. Può farti sudare tantissimo anche quando fuori si congela. E... preciso. Avevate bisogno di me? In realtà stiamo cercando un orologio. Si chiama Mega Watch, l'hai visto?
No. No, ma parlando di altro, guardate che forse è il mio nuovo orologio. Le gags. Quello è il megawatch di Pierre. Sì, beh, grazie per... Sai, aver recuperato l'orologio per noi. Ti piacerebbe? Questo è mio. Sudan, in realtà quello è l'orologio del mio amico, l'ha perso. Siamo scesi qua giù per recuperarlo, potremmo riaverlo per favore? Neanche per sogno, chi trova tiene, chi perde piange e... Suda, ora sparite. Ma dacci almeno la possibilità di andarci, di no che ci attacchi. Ah, potrebbe passare un globo, un energy globo. Perfetto, io le avrei chiamata Inotama, ma comunque... Aio! P! No, un pochino più veloce perché... sennò la battaglia qui non finisce più. Oh, piano. Shibanyan, per te una barretta al cioccolato. Quanto sta? Ok, ci siamo quasi, Andato. Volevo ricaricare, volevo cambiare, invece è andato. Quanti punti ci dà? Ok, sarà di livello Jimmy, dimmi. Perfetto. Sudon, se guardi l'orologio vedrai che è l'ora di ridarlo a noi. Grande Whisper, anche tu con le battute. Uffa, ma io volevo solo avere qualcosa di carino. Nessuno mi vuole perché sudo sempre. Non ho nessun amico o niente di bello. Ti capisco, amico. I feel you, my friend. Vabbè, andrò avanti a vivere qui tutto solo, senza nessuno. Solo il sudore. Io avrei una proposta. Senti, non posso lasciarti l'orologio, ma... Che dici se diventiamo amici? Ti sembra una bella idea? Cosa, veramente? Vuoi essere mio amico? Mi piacerebbe tanto. Perfetto, allora. Un altro yokai che non ho mai usato... E che adesso andrà alla ribalta. Sudan. Amico mio. Vediamo i soprannomi che il gioco ci permette di dare. Umidon. Nell'umido va questo. Sudoku. Cioè, ma vi immaginate voi quando stanno lì con... Dovete sapere che i nomi e i soprannomi degli yokai vengono dati insieme a un consulente giapponese. Sempre di level 5, Panzimon, qua proprio si sono superati. Quando sono lì col consulente, ehi Takagi, vedi, questo yokai si chiama Sudon in italiano, e se noi lo chiamassimo con il soprannome di Sudoku? Ah, voi italiani tanto bravi a scegliere i soprannomi. Più o meno è andata così, non è proprio uguale, però sono sicuro che sia così, anche per Panzimon, perché tanto... Sudoshan, certo, oceano di sudore, bravi. Annullare la scelta del soprannome, sì, poverino. Questo peggio di soprannomi. Però non sarà dimenticato il tuo aiuto, amico mio. Allora, questo dovrebbe essere di rango C, se non sbaglio. Ecco qui, penso che questo sia tuo. Sì, era anche l'ora, Megawatch, tra parentesi, sudato metterei. Ci vediamo, amico. Beh, meglio di quanto pensassi. Forza, corriamo da Pierre. Ottimo lavoro, Link. Che c'è che non va? Il megawatch è un po' appiccicoso. Beh, era anche caduto nelle fogne, nell'acqua, Sudore di Sudon. Beh, non è colpa sua, poverino. È così. Non può controllarlo. Guarda, Pierre, ho trovato il tuo orologio. Bene. Wow, grazie, Link! È stata un'avventura pazzesca, vero? Ma c'è ancora qualcosa che non riesco proprio a capire. Di che si tratta? Il corvo ha rubato l'orologio perché i corvi di solito rubano cose luccicanti. E l'orologio non è andato a fondo nel fiume perché ha fatto per galleggiare. Fin qui è chiaro. Ma perché il gatto lo voleva? E come faceva a fluttuare? Nel senso, non ha qualche funzione segreta a tira gatti o per volare, vero? Figurati. Probabilmente è stato solo uno yokai o qualcosa del genere. Cosa? Uno yokai? Impossibile! Gli yokai sono solo stati inventati. Beh, però immagino che gli yokai siano nati da favole e leggende, quindi...
Uffa, se le vedesse anche Pierre tutto questo sarebbe più facile da spiegare. Impossibile, gli yokai possono essere visti solo indossando lo yokai watch. Anche se provassi a convincerlo con il mio corpo luccicante, non potrebbe. I corvi lo vedono, addirittura. Oh, corvi! Whisper! Giusto, nessun corvo può resistere a qualcosa di così luccicante. Pierre che non si fa domande perché io abbia appena urlato Whisper, ma va benissimo così, diciamo. Continua, beh certo, meno male che continua. La guida per le evoluzioni è stata aggiunta. Sì, si può anche dire evoluzioni. Io l'altra volta ho detto cambiano forma. Si possono anche dire evoluzioni. Ragazzi, si conclude anche il capitolo 2. Che bello che è rigiocare Yo-Kai Watch ancora una volta. Non mi stanco mai, un po' come Pokémon. Ad ogni modo, io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione link per i social che vedete qui a schermo. Se ancora non siete iscritti, fateci un pensierino e noi ci vediamo ovviamente alla prossima. Bye bye!